Bene, mister Corneliano ha portato via 3 punti, in totale 6 al Portogruaro, però oggi l'avete avuta un po' più dura che non all'andata. Come ha visto la partita? Sicuramente è molto più dura rispetto all'andata, un Portogruaro più quadrato, un Portogruaro che ha trovato con l'innesto di nuovi giocatori una fisionomia di gioco e sapevamo che era molto difficile venire qui a far punti, però io ho un gruppo molto valido di 23 giocatori e oggi siamo riusciti a portare a casa bottino pieno, ben sapendo insomma che avevamo di fronte una squadra quadrata ben messa in campo da Borgato e che ci ha dato molto filo da tosta. Sì, anche Corneliano ci è sembrato molto ben messo in campo e in pratica ha atteso al varco il Portogruaro e l'ha castigato negli errori che ha fatto. Sì, conoscevamo il modo di giocare, sapevamo dove potevano farci male, dove soprattutto noi potevamo fare male a loro e così è stato. Sul 2-0 poi potevamo sicuramente chiudere la partita facendo un altro gol e loro non hanno mai mollato, hanno fatto il 2-1, il nostro portiere ha fatto un miracolo a 93esimo quasi e poi abbiamo fatto l'ultimo gol che ormai comunque era inutile. Qual è il traguardo di questo Corneliano? Dove vuole arrivare? L'obiettivo che i ragazzi si sono proposti è quello di arrivare più in alto possibile. Noi vogliamo arrivare a fare più punti da qua alla fine possibile e poi trarremo le nostre conclusioni, sapendo che siamo una squadra umile e che umili dobbiamo rimanere. Vi siete dati una tabellina? Siete sul rullino di marcia prefissato? Stiamo lavorando bene durante la settimana, i ragazzi si impegnano e siamo a buon punto per raggiungere gli obiettivi. Bene, grazie.